ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, Arzin nel canale, un altro video insieme e ovviamente dobbiamo andare assolutamente a parlare della notizia che è venuta fuori in tutte le testate più importanti. Ieri notte ovviamente non potevo fare il video notturno, avendo già pubblicato un video appunto sui rinnovi, su Giuntoli, però stamattina ovviamente dedico tutta la mattinata, la fascia oraria della mattina, mentre voi vi state preparando per andare a lavorare, proprio a questo discorso legato alla vendita della Juventus, perché come vi dicevo già da molti mesi, beh, avevo cominciato ad accennare dei discorsi, no? Rivolti a Liberty Media, interessata a prendere le quote della Juve, Amazon, PIF, l'Alilal, i proprietari di emissari che avevano incontrato Erkan, insomma una serie di businessmen interessati a rilevare quote di maggioranza in modo tale da poter operare sul mercato e riportare la Juventus grande, perché come sapete questi acquirenti una volta presa la Juve non stanno a guardare, non contano i soldi in tasca, questi investono. Quindi vedremo quello che capiterà, ne parleremo appunto in questo video. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono, con grande passione e ardore, tra questi tutti meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, mesi fa vi avevo accennato appunto degli articoli molto molto affidabili di Sole 24 Ore, Calcio e Finanza, che parlavano già di una certezza ormai matematica, ovviamente io non vi ho dato ufficialità perché non è mai bene parlare di queste cose se non si è sicuri, della cessione di Elkan, cioè che prima o poi John, che è appunto quello che detiene il 63,8%, che è un 20% di Lapo più il suo 43,8%, voleva vendere. Quindi in qualche modo ha spianato già la strada in quest'annata qua, appunto con la fase dei tribunali, mandando fuori il CDA e mandando fuori Agnelli, che era comunque una spina nel fianco per lui per poter operare, dopo comunque una serie di problematiche a livello di debito, insomma ricapitalizzazioni fatte per tenere a galla l'azienda, insomma tante cose che sono successe, in modo tale da poter spianare la strada a livello di bilanci per un acquirente, perché chi vuole acquistare deve avere una situazione perfetta a livello di conti. Non ti vai a prendere una società indebitata al collasso finanziario con una società allo sbando, ti vai a prendere una società che sta bene, che fluttua, che comunque è, diciamo, in una situazione di stasi, quantomeno, no? In uno zero, in uno start, perché se non puoi prenderla indebitata fino al collo, no? Con un rosso di 200-300 milioni. Quindi, insomma, Elkan, che non è giustificato comunque in niente, perché ha lasciato che la barca affondasse, in qualche modo sta, ma non ho ancora detto, recuperando gli errori fatti vendendo la Juventus. Non siamo ancora certi che questo accadrà, però anche come ha detto Tony Damascelli su Radio Radio e Sport Mediaset, che ha lanciato un'esclusiva riprendendo la bomba del giornale, che solitamente non si sbilancia così, si era sbilanciato anche un po' di mesi fa sul discorso cessione e addirittura sul cambio di Allegri eccetera, poi non si è verificato nulla perché Elkan aveva bisogno di una stabilità a livello di panchina, proprio perché gli serviva in qualche modo calmare le acque, rientrare dei debiti per poi vendere. Non puoi cambiare allenatore in un momento in cui il mare è in burrasca, quindi secondo me è stata una scelta proprio soltanto politica per tenere a galla l'azienda, perché a detta di Calcio e Finanza e Sole 24 Ore la Juventus è una società allo sbando a livello finanziario e societario, cioè una società completamente al collasso, senza arte né parte, e come abbiamo detto il pesce puzza dalla testa. Quindi gli errori madornali sono stati commessi anche da Elkan, che ha aspettato troppo per intervenire in una situazione incredibile con l'inchiesta Prisma, ma anche tutte queste telefonate, diciamo, di partnership opache, manovra stipendi, plusvalenze soltanto per gonfiare i conti, per riappianarli in qualche modo. Cioè doveva comunque mettere mano al taschino e fare delle decisioni drastiche. Non l'ha voluto fare, ha aspettato l'ultimo e si è trovato in una situazione di un punto di non ritorno, in cui in questo momento lui è obbligato a mettere dentro qualcun altro. Però ecco, ripeto, siccome il testamento di Gianni Agnelli dice che non bisognava vendere a nessuno straniero che non fosse appunto della proprietà Agnelli o Elkan, allora a questo punto mi sorge un dubbio. Non è che Elkan venda delle quote, cioè ceda delle quote importanti, anche non di maggioranza, però vedremo, perché sapete come sono gli arabi americani. Quando entrano vogliono avere decision power, cioè vogliono decidere loro anche le dinamiche aziendali. Quindi qui bisogna un attimo vedere, non si può sbilanciare più di tanto, però diciamo che l'ipotesi più gettonata dopo 100 anni di proprietà Agnelli, quindi questa è una notizia bomba se dovesse verificarsi, è che quel qualcuno che vuole rilevare la Juventus entri con una quota simbolica, non più alta di Elkan. Però anche qui, ripeto ragazzi, bisogna andarci con le mani
di piombo, con i piedi di piombo, perché non siamo sicuri. Può essere anche che questi veramente rilevino la maggioranza. Però, ragazzi, insomma, anche qui siamo solo nel banco delle ipotesi. Non posso sbilanciarmi, non posso dirvi è sicuro, eccetera. È vero che c'è appunto Sport Mediaset, che è un portale molto affidabile. Solitamente quando si sbilancia non lo fa per caso e ci prende quasi sempre. E così come Sky Sport, a parte il discorso Lukaku, che lo ha abbandonato prima di Corriere dello Sport, ricordiamo. E sono tutte, diciamo, testate che in qualche modo rappresentano spesse volte il vero. Qualche volta esagerano un pochino, è vero, cioè ingigantiscono delle situazioni, però molto spesso, diciamo un 75% di volte, ci beccano. Quindi, insomma, ragazzi, la situazione è veramente critica. Non vorrei, facendo una ricostruzione mia, ricordiamolo, che Elkan non avesse già spianato la strada per questa eventuale cessione o entrata di un socio in minoranza o maggioranza già a Monte Carlo. Quando con Allegri, siccome Allegri lui comunque dovrà fare una transizione tra una proprietà e l'altra, eventualmente, no? Ha incontrato gli emissari dell'Al-Hilal. Quindi magari c'erano degli interessi da parte degli arabi a comprare. Come sapete, Elkan ha messo sul piatto il valore di 2,5 miliardi, massimo 3, che andranno a coprire tutti i costi di gestione della Juventus e anche il valore della società in sé. Ed è comunque una società che fondamentalmente non costa neanche tanto, perché ricordiamolo che è una società che ha 150 milioni di tifosi in tutto il mondo, ha una struttura che ha la continenza straordinaria di proprietà, J Medical, ha uno stadio di proprietà, cioè quindi comunque vendiamo un prodotto di alto livello, che si è svalutato, ripetiamolo, negli ultimi anni, però è un prodotto di alto livello. E ricordiamolo che molti giocatori, ultimamente anche campioni, hanno deciso di venire alla Juventus proprio per le strutture, per l'avanguardia appunto della nostra gestione. Purtroppo in questi ultimi anni siamo caduti nello sfacelo e Giuntoli sta facendo un lavorone in questo momento, cioè gli è stato detto di curare il periodo di transizione tra la Juventus degli Elkan e degli Anelli del centenario alla nuova proprietà. Ed ecco perché si è arrabattato, scervellato in tutti i modi pur di appianare questo bilancio. Non è ancora finita, perché dovrà arrivare a dicembre con delle migliorie ulteriori a livello di bilancio. Ed ecco perché, ne parlavamo in tutte le salse, Giuntoli prima di giugno prossimo non può operare nel mercato e non si sa ancora se sarà già la nuova proprietà o la Juventus di adesso, però di sicuro a gennaio lui potrà operare solamente se esce qualcuno e entra qualcun altro. Non c'è verso che si smuovino appunto dei capitali da parte di Elkan, i rubinetti rimangono chiusi, non c'è modo di fare plusvalenza perché siamo veramente alla canna del gas anche da questo punto di vista. E quindi io mi aspetto una Juve gagliarda, pronta, strutturata e ricostruita da giugno 2024. Stiamo andando su dei giovani interessantissimi, a partire dalla Next Gen di primavera, ma anche alcuni colpi come Ceverri, Baldanzi, che sono appunto in via di studio, che fanno pensare a un cambio drastico in panchina. Vedremo, ragazzi, ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Mila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, iscrivetevi anche al secondo canale Calcio 11, qui sotto in descrizione. Visto che mi piacciono molto i video, stamattina ne pubblicherò un altro. E su Stivello Magno Facebook scrivetemi in privato, aggiungetemi come amico e vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. Ciao ragazzi!